Bitcoin varrà infinito, il che poi vuol dire semplicemente che l'euro varrà zero, oppure Bitcoin varrà zero. Non ci sono terze vie. Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Luca Venturini ed abbiamo parlato di diversi argomenti, tra cui sovranità individuale, espatrio, ma soprattutto l'impossibile convivenza tra il sistema fiat e Bitcoin. A detta di Luca, solo uno di questi può sopravvivere. Chi sarà? Lo scoprirete nell'intervista. Io sono Fabio, autore del sito Checkpoint Bitcoin, un sito web nato per fare divulgazione su Bitcoin, che è sbarcato da poco su YouTube. Quindi, se vi interessano questo genere di contenuti, iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e godetevi l'intervista. Benvenuto Luca Venturini su Checkpoint Bitcoin. Quindi Luca Venturini, imprenditore, libertario, cypherpunk, Bitcoin core contributor. Quindi già qui siamo a un altro livello e soprattutto Bitcoin maximalist. Sì. Ho detto tutto? Sì. Puoi anche dire solo Bitcoin maximalist, perché quello comprende anche tutto il resto. Perché io penso che un Bitcoin maximalist sia sempre anche un libertario se ha le idee chiare. Se no, se le devi chiarire ancora un po'. Bravo. E allora io qui ti volevo fare una domanda che proprio me la stai, come dire, mi stai facendo un assist, perché la prima domanda che ti volevo fare era proprio legata al tuo percorso, nel senso che sei nato bitcoiner e poi sei diventato libertario e bitcoiner maximalist e cypherpunk, o il contrario, eri prima libertario e cypherpunk perché comunque già eri vicino a quegli ambienti e poi hai scoperto Bitcoin e hai messo insieme i pezzi? Sì, mi sono trovato in una posizione fortunata in un certo senso, perché mi sono trovato da libertario a incontrare Bitcoin, ma ero, diciamo, già libertario di mio. Tu eri quindi già nel, diciamo, nell'ambito libertario. Magari ci puoi dare una sintesi di cosa rende il movimento, la filosofia libertaria interessante e migliore delle altre? Sai, è difficile dire che sia migliore delle altre, migliore per me, poi ognuno ha le sue idee. E già questo è un concetto molto libertario. Questo è molto libertario, forse, sì. L'ideologia libertaria si può riassumere in tanti modi, oppure si può fare in modo un po' scherzosamente, che è lasciatemi in pace. Quindi si può parlare per ore di libertà o di come va declinata la presenza dello Stato nelle nostre vite e via dicendo. Ma se uno dice molto semplicemente voglio essere lasciato in pace, voglio fare la mia vita abbastanza semplicemente, o comunque voglio poter fare quello che mi piace fare senza avere lo Stato che decide ogni 2 secondi che cosa devo fare, poi io dico lo Stato, ma potrebbe essere qualunque altro individuo che mi fa pressioni, potrebbe essere la mafia o chiunque altro. Voglio essere lasciato in pace è il modo migliore di dire che sei libertario. Poi in realtà bisogna studiare un pochino, perché uno non può essere lasciato in pace mentre spara per strada, no, non funziona così. Io sono lasciato in pace nel senso proprio di pace, non voglio aggredire nessuno e non voglio essere aggredito da nessuno. Questa è l'idea libertaria, moltissimi sono libertari senza neanche sapere che cosa sia, e forse anche io all'inizio, perché poi incominci magari a leggere qualcosa di Rothbard, a studiare un minimo, ma non serve poi studiare molto, sono cose che alcuni di noi pensano delle proprie vite normalmente, e poi arriva Bitcoin che in qualche modo leva i soldi dalle mani dello Stato, separa Stato e soldi. E Stato e soldi è insomma una squadra che finora ci sta molto, come dire, pressando per le nostre vite. Se lo Stato non avesse accesso ai soldi, non potesse fare quello che fa oggi con i soldi, il che vuol dire poi stamparne quanti ne vuole. E tutto cambia perché poi non avrebbe più la forza, o almeno la forza economica, di imporre alcune decisioni. Quindi sai, tu vuoi dire a tutti ok, domani serve il Green Pass per circolare, però se non c'è qualcuno pagato dallo Stato... A caso. Ho preso un esempio a caso. No, in realtà ne potrei fare tanti, ma negli ultimi 2 o 3 anni questo qui va molto di moda. E comunque, se non avesse più nessuno da poter pagare, che poi può fare dei controlli, lo Stato non può più dire nulla. Oppure oggi dicono accendete o spegnete le caldaie il tale giorno alla tale ora, indipendentemente dal fatto che faccia freddo o caldo. Poi gli andrà bene perché non fa freddissimo e quindi nessuno se ne occupa. Però se facesse molto più freddo, accenderla 2 giorni prima, molti lo farebbero, e nel momento in cui lo Stato non può pagare nessuno per fare controlli, e non può più esercitare
questa aggressione sulle libertà degli individui. Questo okay. più o meno ci aiuta molto. Ok, hai toccato degli argomenti di cui ti volevo parlare. Infatti, diciamo che il cuore di questa intervista sarà appunto del legame tra sistema Fiat e sistema Bitcoin. E perché volevo porti questa domanda? Cioè, perché volevo che fossi proprio tu a parlarmi di tutto questo? A parte che sei un Bitcoin maximalist, libertario, cypherpunk, quindi diciamo che hai i titoli non accreditati per parlarne, però tu qualche mese fa, avevi scritto un articolo in cui spiegavi come il sistema Fiat e il sistema Bitcoin. Nell'articolo parlavi dell'euro, però penso che si possa generalizzare e parlare di ogni moneta Fiat, quindi dollari, yen, sì. tutte le monete governative. E dal tuo punto di vista, cioè le monete Fiat e Bitcoin non possono convivere, non possono coesistere, sono opzioni binarie, quindi o una o l'altra, non ci può essere una via di mezzo. Adesso io non ti dico come la vedo, però vorrei capire perché una persona esterna, no, che magari non ha conoscenza di Bitcoin, già qui sbaglia, però perché una persona dovrebbe convincersi, cioè perché una persona dovrebbe vederla come Luca Venturini anziché dire ma questo è un fanatico del Bitcoin, cosa che magari in tanti pensano, però spiegaci un po' perché tu hai questo punto di vista così netto poi, Sì, sì, Bitcoin è un'opzione binaria in qualche modo, o va 1 o va 0, o Bitcoin varrà infinito, il che poi vuol dire semplicemente che l'euro varrà 0, oppure Bitcoin varrà 0, non ci sono terze vie, perché non vedo un mondo in cui Bitcoin esista da 50 anni, quindi chiunque lo conosce, chiunque poteva utilizzarlo lo utilizzi, in cui ancora abbia un senso avere denaro fiat. Se c'è Bitcoin non vedo più perché qualcuno dovrebbe utilizzare denaro fiat, non vedo nessun valore aggiunto. Il denaro fiat è come denaro del Monopoly, c'è qualcuno che lo stampa e ti vende la scatola del Monopoly e dentro ci sono questi biglietti e tra poco molti se ne renderanno conto, sempre che Bitcoin funzioni. Se si scopre un bug di Bitcoin e domani smette di funzionare o si scopre qualche altro motivo per cui domani smette di funzionare, è esattamente l'opposto. Bitcoin verrà visto come un'immaginetta su internet e chiunque può premere il tasto destro del mouse e salvare il suo proprio file e non ha nessun valore. E quindi una delle due smetterà di aver valore. Se Bitcoin non ha nessun tipo di bug e continua a promettere quello che sta promettendo da 10 anni a questa parte, non vedo nessun motivo al mondo per cui qualcuno debba ancora utilizzare l'euro. In realtà i primi a scoprire questa cosa, non i primi, però diciamo quelli più importanti saranno proprio le banche centrali, le quali inizieranno a passare da un fiat standard a un bitcoin standard e quindi inizieranno a emettere la nuova lira che avrà come backup dei satoshi, quindi ci sarà scritto sul biglietto convertibile in satoshi all'occorrenza quando volete e nel momento dopo il denaro esisterà ancora. Quindi quando il denaro dovesse calare troppo di valore e andare verso lo zero, allora le banche centrali troveranno questo sistema, semplicemente passeranno ad un nuovo standard e quindi daranno dei biglietti dove c'è scritto convertibile in 10 satoshi e tu andrai in giro con questi biglietti tutto contento continuando a utilizzare la lira o io lo chiamo lira per dire che sarà qualcosa di diverso o il nuovo euro se vuoi, non voglio dire che lo farà solo l'Italia, anzi tutt'altro, il nuovo euro sarà backupato dal satoshi e quindi sarà convertibile e questo cambierà tutto. Ora, perché penso che qualcuno la debba pensare come me? Ma è molto semplice, il denaro per me è una rappresentazione del tempo che tu hai utilizzato per lavorare. Nel momento in cui qualcuno ti sottrae del denaro o ne stampa altro senza lavorare, sta mettendosi nella posizione di svalutare il tuo tempo, quindi sta occupando parte del tuo tempo. Se tu ieri hai utilizzato 8 ore per lavorare, qualcuno te ne sta prendendo 2 per lavorare per lui. Anche se non te le prende direttamente, sta stampando quella stessa rappresentazione di tempo che lui però non ha fatto, non ha passato il tempo, si è messo lì e l'ha stampato. Poi in realtà il denaro non viene stampato fisicamente, non sono numeri su dei computer, e viene emesso tramite nuovi prestiti. Però come viene emesso, lasciamolo perdere per un attimo. Quello che succede è che tu hai lavorato per avere quei soldi, qualcun altro invece può permettersi di stamparli, può essere lo Stato, può essere una banca commerciale, una banca centrale, chiunque sia, sta facendoti un po' una violazione
in qualche modo, se lo facesse per il 100% del tuo tempo, si chiamerebbe schiavitù. E su questo siamo tutti d'accordo, che la schiavitù è qualcosa di non buono. Poi a un certo punto qualcuno potrebbe chiedere, ok, ma se invece lo fa per il 99% del tuo tempo e ti lascia un minuto al giorno libero, secondo me schiavitù lo stesso. Allora uno si chiede dov'è che inizia e dov'è che finisce la schiavitù. Se uno inizia a porsi queste domande, allora già ci siamo, abbiamo una persona che incomincia a chiedersi se è utile occuparsi di libertarietà, lo puoi chiamare come vuoi, liberalismo, libertarianismo, ogni tanto aggiungono una sillaba, perché poi succede che, visto che queste idee sono abbastanza condivisibili, poi tutti cercano di appropriarsene. Questo è iniziato con i liberals, che sono gli americani di sinistra, che in realtà, poveracci, è giusto chiamarli liberals in un certo senso, perché tutto è iniziato col proibizionismo, in cui loro dicevano di liberalizzare gli alcolici, quindi tutto sommato hanno ragione loro. Però poi abbiamo i liberali, che scherzosamente noi aggiungiamo un po' di B, chiamiamo liberali, perché per qualche motivo non hanno niente a che fare con la libertà, e poi e via dicendo. Ora senti le trasmissioni politiche in cui tutti si dicono libertari, da una parte e dall'altra, e poi non hanno nulla di libertario, ovviamente, hanno tutti lo stipendio pagato da soldi emessi dal nulla, e quindi non lavorano per nessuno. Però sì, siamo tutti libertari. Allora i libertari hanno cominciato ad aggiungere un po' di sillabe, e poi via via si aggiungono sillabe. La cosa migliore è chiamarsi Bitcoin Maximalist, che quello lì ancora non ce l'hanno copiato, si vergognano ancora di averlo. Probabilmente non lo faranno mai, però, però ti chiedo, Luca, nella tua visione quindi del sistema fiat contro Bitcoin in un certo senso, quindi tu non vedi un collasso del sistema fiat? Mi pare di capire che dal tuo punto di vista sembra quasi che Bitcoin diventerà una scelta inevitabile per le banche, che a quel punto torneranno a fare un backing come c'era con l'oro circa un secolo fa, poi gradualmente sparendo. Però quindi quello che tu dici è che si tornerà a un backing Bitcoin moneta fiat, quindi la moneta fiat resterà come, diciamo, ornamento di qualcosa che cattura valore, ma il valore lo darà Bitcoin. E tutto questo ovviamente ha degli enormi vantaggi rispetto all'oro, perché l'oro comunque è difficile da verificare nelle riserve delle banche centrali. Ci sono ovviamente degli aspetti di Bitcoin che magari puoi provare a sintetizzare, perché è meglio dell'oro come backing di una moneta fiat. Moneta fiat che non sarebbe più neanche moneta fiat a quel punto. Però la parte interessante secondo me è questa: per te non c'è allora un collasso del sistema fiat e dopo qualche anno ci svegliamo in un mondo in cui tutti usano Bitcoin? Cioè, come te la immagini allora tu questa transizione da sistema fiat, che gradualmente andrà sparendo secondo questa visione, a sistema Bitcoin con monete fiat ricordo fiat. Sì, in realtà il sistema fiat andrà sparendo, perché fiat vuol dire che gli affibbi del valore in modo arbitrario. In modo arbitrario. Quindi andrà sparendo, quindi diciamo questo sicuramente accadrà, no, almeno nella mia visione sicuramente accadrà. Ora non sarà una rivoluzione, sarà una evoluzione continua. È come un po' internet è stata una rivoluzione, beh sì, in un certo senso vedendolo ora sembra essere una rivoluzione, però giorno per giorno era un'evoluzione lenta del nostro modo di apprendere le informazioni. Oggi nessuno dice più vado a cercare un'informazione sulla Treccani e apre un volume e inizia a cercare, dicono vado a cercarla su Google. E quando è avvenuto questo? Non è avvenuto dal giorno alla notte, è avvenuto per negli ultimi 20-30 anni. E Bitcoin sarà più o meno la stessa cosa, sarà un'evoluzione, e a un certo punto i passi più importanti saranno quando qualche banca centrale lascerà il sistema fiat e passerà al sistema Bitcoin. Ovviamente, scusa se ti interrompo, ma prego, quando si parla di banche centrali, uno non si deve aspettare, secondo me, che la banca centrale che farà il passo di adottare Bitcoin sarà una grossa banca centrale, non sarà certo la Fed, ma probabilmente non sarà neanche la Banca Centrale Europea, figurati, che poi è una succursale della Fed in un certo senso, però ovviamente le banche centrali sono quelli che hanno più da perdere di un mondo in cui Bitcoin diventa lo standard. Quindi, un po' come la vedi questa...
Come non la è vedi detto che le banche centrali abbiano da perdere. Le banche centrali esistevano anche col sistema, con l'oro, col gold standard. Quindi tutto sommato le banche centrali, sai, hanno pochi dipendenti. Tutto sommato rispetto all'apparato statale non hanno molto da perdere. Quelli che hanno più da perdere sono tutti gli altri dipendenti statali. Vedere le banche centrali come questi forti avversari, certo, nel momento in cui identifichiamo le banche centrali con i governi, facciamo un po' un errore, perché diciamo che teoricamente sono poteri separati, però insomma a quel punto noi prendiamo un po' tutti come nostri avversari, gli uni gli altri. In realtà le banche centrali continueranno a fare qualcosa, a emettere qualche banconota, a tenere delle riserve e cose simili. Quelli che invece non avranno più soldi da sperperare saranno i governi. Quando ci sarà la prossima finanziaria, dovranno a un certo punto avere dei bitcoin da qualche parte per pagare qualcuno, perché se la moneta ha dietro un sottostante in bitcoin, qualcuno deve possedere quei bitcoin per pagare, non so, le prossime bombe da mandare in Ucraina o chissà dove. Faccio sempre degli esempi dall'attualità, ma potrei parlare della prima e della seconda guerra mondiale. Insomma, il Golden Standard ha smesso di funzionare intorno al 1914 perché l'Inghilterra doveva entrare nella prima guerra mondiale. Quindi stiamo dicendo più o meno le stesse cose. E già aveva smesso di funzionare parzialmente, poi l'avevano recuperato per la guerra civile americana. Quindi già avevano iniziato a lavorare in questi modi. Quando gli stati possono stampare a piacimento tutto il denaro che vogliono, poi possono darlo a qualcuno per farci bombe, carri armati o chissà cos'altro, e poi dopo un po' iniziano a fare anche qualche guerra mondiale. E quanti cittadini avrebbero fatto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale? Non si ragiona così, ovviamente. Ma quanti cittadini oggi vogliono mandare armi di qua e di là, in Yemen, in Ucraina, di qua e di là? Non lo so, molto pochi. La maggior parte dei cittadini sono persone pacifiche, non hanno nessun interesse di utilizzare il proprio tempo, perché dobbiamo sempre ricordare che i soldi sono una rappresentazione del proprio tempo. Stanno utilizzando il proprio tempo per ammazzare delle persone. Nessuno vuole utilizzare il proprio tempo per ammazzare le persone. Le persone vogliono, chiunque vuole utilizzare il proprio tempo per vivere bene, per fare la propria vita, per andare al mare, andare al ristorante o qualunque altra cosa. Nel momento in cui si va a considerare il fatto che il denaro è solo una rappresentazione del tuo tempo, qualcosa di grosso cambia, perché incominciano a voler più comprare bombe. Quindi dal tuo punto di vista, in realtà chi c'ha da perdere è lo Stato. Io ti dico la verità, io a questo punto faccio quasi fatica a fare una distinzione tra Stato e banche centrali, perché certo, ormai sono, certo, come dire, una simbiosi, cosa, certo, esatto, una simbiosi tal proprio avanzata che si fa fatica a distinguerli. Però dal tuo punto di vista, allora non sarebbero gli, cioè sarebbero tutti e due, allora mettiamola ma così. Sì, la banca centrale è uno degli organi dello Stato, insomma, uno dei poteri dello Stato, non sarà uno dei tre poteri standard di cui si parla. È uno dei poteri dello Stato, quindi comunque stiamo parlando dello Stato in generale. Se poi qualcuno mi chiede di diversificare, di fare bene la differenza tra governo e banca centrale, perché sappiamo benissimo che teoricamente dovrebbero essere ben separati governo e banca centrale, poi in realtà uno utilizza i soldi stampati dall'altro, quindi non è che sono troppo troppo distanti. Però comunque è proprio lì che noi andiamo a incidere. La banca centrale io la vedo un po' come uno strumento degli stati, ed è proprio uno strumento che noi andiamo molto a depotenziare, perché nel momento in cui la banca centrale dovrà stampare dei biglietti basati su delle riserve, sarà un mestiere molto diverso da quello che stanno facendo ora. Il whatever it takes di Draghi non ci potrà più essere, perché whatever non c'è. Se non hai abbastanza riserve non puoi stampare abbastanza. È la prima banca centrale che lo farà, poi alla fine probabilmente molti andranno a convertire, quando avranno il dubbio, andranno a convertire i loro nuovi euro in Satoshi, e quindi una bank run, che oggi è considerata una cosa molto improbabile, diventerà talmente facile, perché nel momento in cui tu puoi dare euro e trovarti Satoshi sul tuo telefonino lo puoi fare subito, e ci sarà subito la fila alla banca centrale a chiedere la convertibilità. Quindi poi la prima banca centrale che mente sapendo di mentire salterà. Anche perché con Bitcoin la verificabilità delle riserve è a portata di chiunque abbia un nodo, cioè non è come la verificabilità delle riserve auree in oro, basta montare un nodo e si riesce a verificare tutto. Sì, tu riesci a verificarlo se qualcuno ti ha detto dove guardare. In realtà, se la banca centrale ha delle riserve anonime, perché da qualche parte non ti dichiara quali sono i Bitcoin, quali sono gli indirizzi,
presso i quali ci sono le loro riserve, tu sei lì e non sai cosa verificare. Bitcoin ti permette di verificare qualcosa se la persona che vuole essere verificata o l'istituzione che vuole essere verificata dà questa informazione chiave dicendoti: guarda, le mie riserve sono presso l'indirizzo tal e tale. E tra l'altro può anche firmare un messaggio in modo da dimostrare di averne la disponibilità, di avere le chiavi private. Anche questo mi sembra un riferimento cyberpunk, perché privacy is not secrecy. Sì, esatto. Sì. La privacy però della banca centrale resterebbe in qualche modo fin quando qualche cittadino non inizierebbe a chiedere: ok, qui hai detto che lo converti in Satoshi, se vuoi aumentare la fiducia che ho nei tuoi confronti e se vuoi che io continui a utilizzare questo nuovo euro invece del dollaro, del nuovo dollaro, diciamo, allora ci sarà un po' di concorrenza tra le banche centrali e allora la banca centrale dovrà dimostrarci quali sono le sue riserve. Però mi vengono varie domande. La prima sarebbe: perché a questo punto uno dovrebbe usare la moneta X, Y, Z invece di usare direttamente Satoshi? Cioè, perché Ma mai? per semplicità, perché per esempio alcuni aspetti di Bitcoin sono complicati e resteranno complicati per alcuni. Per esempio, il fatto di potersi perdere questo segreto che ti permette di sbloccare i tuoi satoshi. Se tu parli con qualcuno e dici: ah, ma c'è un PIN sul cellulare, e quello dice: ma se io perdo il cellulare, perdo il PIN, allora poi volendo c'è il backup, sappiamo benissimo. Però magari alcuni preferiscono avere $100 in tasca e spendere $100. Quindi credo che sia solo questo il motivo per cui qualcuno dovrebbe utilizzare Una questione di Satoshi. comodità Ma io la e vedo così, semplicità. sì, una questione di comodità. E le banche centrali, sapendo bene questo, avranno un minuscolo settore dell'economia, perché la gran parte delle transazioni sopra, non so, 1.000 euro verranno fatte da telefonino a telefonino senza passare per nessuna banca centrale. Sapendo che c'è l'equivalenza tra il nuovo euro e i Satoshi, uno dirà: guarda, ti passo direttamente i Satoshi, e 1.000 euro magari saranno, non so, 15 Satoshi, io ti passo 15 Satoshi e invece sotto un Satoshi, che magari saranno, non so, €50, allora preferisco utilizzare le monetine della banca centrale, o le Okay, monetine o le banconote. quindi in questa visione un layer come Lightning Network diventa fondamentale per riuscire a, sai, scambiare Satoshi rapidamente, velocemente, anche per le banche centrali, che a quel punto avrebbero tutto l'interesse di tenerlo in piedi. Ma qui stiamo parlando di un mondo iper-bitcoinizzato. Sì, nel mondo bitcoinizzato Lightning Network potrebbe funzionare, ma le banche centrali non è che lo devono utilizzare, le banche centrali avranno le riserve e poi emetteranno delle banconote, quindi non è che usano Lightning Network, poi i singoli tra di loro utilizzeranno Lightning Network. Invece la banca centrale, nel momento in cui ha emesso le banconote, fa come oggi, poi sono le banconote che vengono scambiate tra i singoli. Non si dovrebbe utilizzare, Cioè, non quindi so per se te questo resta la funziona. carta, per te resta proprio la carta stampata col Sì, per simbolino. qualche anno sì, per almeno una cinquantina d'anni, finché una generazione che è stata abituata fin da piccola ad avere la carta in tasca, finché non smette di essere abituata. Ma guarda, è come internet, hanno smesso di esserci libri, no, non hanno smesso, però alla fine noi utilizziamo Google, oppure utilizziamo il Sì, Kindle per leggere libri, libri che esistono poi gira ancora. Ecco, dischi. quanto esisteranno? 50 anni, 40 anni, se tra 50 anni non ci saranno più le librerie, e già ti dirà: guarda un libro, come oggi noi guardiamo una musicassetta, no, guarda una cassetta, capito? È la stessa cosa, più o meno, piano piano le tecnologie c'è un po' di overlap e poi piano piano vanno una sull'altra. Sì, la moneta fiat, ma cioè le banconote manterranno, diciamo, un valore emozionale, sai, trovare 5 euro 50 Poi satoshi, non diventerà so anche quanto sarà, emozionale, sotto il esatto. letto quando il bambino perde il dentino, magari Esatto. è qualcosa di carino. Facendo un passo indietro, tornando un attimo al concetto di stato nel mondo Bitcoin, tu hai detto che il Bitcoin praticamente regolamenta il comportamento degli stati. Eppure ci sono molte persone che fanno davvero fatica ad accettare il fatto che lo Stato non debba intervenire nelle faccende della vita degli individui. Vedi, per fare un esempio a caso anch'io, vedi gli ultimi 2 anni in cui si è fermato Anche tutto aspettando le decisioni prese da una cerchia ristretta di persone.
Per molti è stata la strategia migliore, capite? È stata proprio l'approccio migliore. Adesso, senza entrare nel dettaglio ovviamente della gestione pandemica, tu secondo te il fatto che le persone fanno davvero fatica a separarsi dall'idea che ci sia uno Stato o un'altra entità dotata di poteri superiori all'individuo, come si fa a risolvere questa faccenda? Secondo me la pandemia, tra virgolette, ha aiutato, perché molte persone hanno aperto gli occhi e hanno capito, a loro spese, che questo è un potere enorme che nessuno dovrebbe avere. Però secondo te c'è un percorso di, come dire, riabilitazione per convincere o promuovere questi aspetti? Perché per molti, il fatto che non ci sia uno stato ad intervenire nelle faccende sanitarie, economiche o qualsiasi altro tipo di faccenda, è davvero una cosa inconcepibile. Sì, la pandemia ha un po' estremizzato le cose. Chi era libertario è diventato ancora più libertario, chi era statalista ha capito di essere statalista, è diventato molto di più. E come mi pongo verso chi pensa che lo Stato debba intervenire? Non me ne curo, non è di mio interesse. Continui a pensare che lo Stato debba intervenire. A breve lo Stato sarà una specie di associazione senza fini di lucro, come, non lo so, come forse la Croce Rossa, e questa persona dirà: voglio che lo Stato intervenga. Bene, voglia quello che vuole, non diventa più di mio interesse. Nel momento in cui c'è una separazione tra me e lo Stato, perché i miei averi e quindi il mio tempo, lo Stato non può più catturarmelo, usino il loro tempo come vogliono. Quindi se qualcuno vuole lavorare gratis per lo Stato e vuole contribuire al fatto che lo Stato vada avanti, oppure vuole cedere il suo tempo tramite le tasse, il tempo lo trasforma in soldi, poi lo dai allo Stato perché tu sei tutto contento che lo Stato intervenga, allora va bene, nessuno di noi pensa che questa cosa sia sbagliata. Semplicemente pensiamo che sia sbagliata oggi, quando lo Stato ha a disposizione il mio tempo che non gli ho dato, o almeno che non ho scelto di dargli, e il mio tempo di ieri io l'ho utilizzato per lavorare, e magari oggi volevo andare al ristorante, non voglio pensare che invece di andare al ristorante non ho i soldi per andare al ristorante perché lo Stato si è preso quel pezzo del mio tempo. Bitcoin ha queste due caratteristiche fondamentali, che non permette di essere censurato e non permette di essere rubato dalle persone, non permette di essere preso dalle persone senza il loro consenso. E perché non può essere inflazionato? Molto semplicemente, sì, esatto, non può essere né inflazionato né preso con la forza, cioè non, come un conto in banca oggi viene preso con la forza senza il consenso della vittima. Questa cosa Bitcoin non lo permette, quindi dal lato del controllo non permette di bisogna vedere con alcuni accorgimenti non permette di controllare chi spende che cosa, e dal lato dell'acquisizione di risorse da parte dello Stato non permette di prendere forzatamente le risorse, né rubando dal conto in banca, diciamo, né bloccando un conto in banca, che cosa che oggi lo Stato può fare, né stampando nuovi soldi. Sono questi due metodi che vengono utilizzati. E se tu non paghi le tasse, dopo un po' vai in banca e ti dicono: guarda, il tuo conto in banca è stato bloccato dallo Stato. E se invece paghi le tasse, dopo un po' il tuo denaro non vale nulla perché lo Stato ne ha stampato troppo. Qualunque sia il motivo, lo Stato prende parte del tuo tempo e tu questo tempo non glielo vuoi dare. Però nessuno di noi pensa che se qualcuno vuol dare del suo tempo allo Stato, vuole fare il volontario per lo Stato, non possa farlo. Lo Stato avrà un suo IBAN e tanti che hanno lavorato ieri daranno il 40% della propria giornata lavorativa, 4 ore lavorative, le daranno, 4 se lavora 10 ore, le daranno allo Stato versando soldi su questo IBAN, e io non avrò nulla in contrario, nessun problema. A questo punto, Luca, io ti chiederei, mi pare di capire che la tua visione dello Stato nel mondo, in un mondo col Bitcoin, è abbastanza marginale, no? Cioè ricopre proprio un ruolo, non lo so, a questo punto che farebbe lo Stato in un mondo iper-bitcoinizzato? Cioè quale sarebbe il ruolo dello Stato se Bitcoin elimina la moneta fiat e si pone come valuta globale? Sì, lo Stato resterà una parola interessante
come oggi si può parlare, non so, di parola del Medioevo, dei cavalieri, del cavalierato, e uno mi dice cosa resterà dei cavalieri? Beh, resta una parola della storia, se ne può parlare, poi esisterà qualcuno ancora oggi, o che ne so, i gradi nobiliari, c'è qualcuno ancora oggi che si dice conte o principe o qualcosa di simile. Ben venga, ognuno gioca come vuole, passa il proprio tempo come vuole. Lo Stato sarà un'organizzazione che sarà dura a morire, come oggi qualcuno che dice di essere conte e ancora sui giornali dice sì, lui è un vero conte perché è figlio di un conte, non so cosa, di una contessa. Ma penso che qualcuno continuerà a fare questo gioco, ma pochi saranno interessati, perché poi uno Stato senza risorse continuerà a esistere. E io la vedo lunga, penso che per 100-200 anni si continuerà a parlare dello Stato come si parla ora, si continuerà a issare bandiere su e giù, a cantare inni, anche soltanto a vedere squadre di calcio, perché quella è la parte divertente, a vedere squadre di calcio che entrano in campo, si mettono la mano sul cuore, iniziano a cantare. E tutte queste attività resteranno, perché poi alla fine alla gente piace divertirsi, e comunque quando entra la tua squadra del cuore in campo, sei contento di cantare l'inno, di stare le bandiere e via dicendo. Quindi un po' di giochi di questo tipo resteranno, però sarà uno Stato sempre con meno risorse. Nel momento in cui leviamo le risorse allo Stato, lo Stato può fare ancora quello che vuole, ma non ha i fondi. No, non può in nessun modo avere qualcuno che è poi un braccio dello Stato e che impone qualcosa a qualcuno. Nel momento in cui lo Stato non impone più nulla, può essere un gioco interessante, così come appunto tanto folklore, ma poi alla fine non credo che cambierà molto le nostre vite. Ok, quindi diciamo che l'individuo avrà più potere, più libertà, più protezione sui suoi beni, no? Cioè da questo punto di vista quel potere che oggi è inglobato dallo Stato verrà trasferito all'individuo, nella tua visione, che questo riporta un po' anche al concetto di sovereign individual. No? Yeah. Però aspetta, prima di parlare di, perché questa è una cosa interessante, se lo Stato perde il suo ruolo primario, tu vedi altre organizzazioni collettive oppure un emergere di tanti sovereign individual, che adesso andremo a deviscerare come concetto, però tu vedi altri tipi di organizzazione? Perché alla fine, se uno ci pensa, proprio come hai detto tu, il cavalierato, il medioevo, i feudi, cioè tutto quello che poi noi viviamo, altro non è che una frazione della storia della civilizzazione umana, no? Anche lo Stato non è altro che una nuova, un'organizzazione, cioè diciamo che è il modello più moderno che gli umani hanno trovato per organizzarsi in collettivi. Quindi io mi chiedo, tu vedi altri tipi di collettivi, che ne so, le città private, oppure vedi, rimane lo Stato con i suoi cittadini, ma poi emergerà la figura, magari in maniera più preponderante, del sovereign individual, chiamiamoli sovrani individuali, va? Sì, sovrani individuali. Sì, non posso dire esattamente quali saranno le dinamiche, però possiamo dire che cosa potrà esistere. Nel momento in cui ci sarà meno Stato, ci potranno essere città private, tranquillamente, già esistono, e non vedo per quale strano motivo non debbano esistere condomini molto grandi, e quindi anche questi potrebbero esistere, e potrebbero esistere belle grandi porzioni della terra sotto il controllo di mafie di diverso tipo, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che ci sono porzioni del sud Italia che sono controllate più dalla mafia che dallo Stato, e quindi anche quello più o meno resterà, è qualcuno che esercita il proprio potere in modo aggressivo. E in quest'ottica aggressivo si intende anche la minaccia, non solo il momento dell'aggressione, ovviamente. E quello anche resterà, più o meno avremo un pochino tutte le fattispecie, ci sarà anche qualche stato che sarà un po' più arretrato e che avrà modo di controllare i propri cittadini e magari di fargli un po' un lavaggio del cervello. Sentivo dire che in Corea del Nord ci sono trasmissioni televisive per bambini in cui si vedono gli americani cattivi e mandano sempre le bombe sugli americani e cose di questo tipo, e quando incominci a far vedere i cartoni animati fin da bambino, poi è un'intera generazione che prima che gli levi queste idee ci passano altre 3-4 generazioni,
Quindi probabilmente ci sarà un po' tutto. Ci saranno stati, ci saranno individui, sovereign individuals, e poi ci saranno mafie varie, condomini, libere città private. Questo è interessante da approfondire, magari poi metterò anche un link, sai, in descrizione. Però a questo punto vorrei cambiare un po' argomento, perché tu sei un bitcoiner, cypherpunk, massimalista, eccetera, 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 però diciamo che sei anche un espatriato. Adesso il fatto che tu sia libertario ed espatriato non è sicuramente una coincidenza, però è interessante inserire il concetto di espatriato, secondo me, in una visione appunto più ampia, che è quella del sovereign individual. Ma adesso io non so come, quale sia la migliore traduzione in italiano, sovrano di no, te ma stesso. Diciamolo, che ci si fa, noi facciamo riferimento a un libro che si chiama Sovereign Individual, e quando diciamo questa parola non l'abbiamo inventata noi ieri, ma consiglio a tutti di leggerlo, è un libro molto interessante che descrive il mondo di oggi, ed è stato scritto nel 97, mi sembra, nel 98, e quindi è una cosa incredibile come questo libro riesca a descrivere così bene allora, cosa combina internet. Allora, visto che adesso il libro magari non l'hanno letto tutti, non lo leggeranno, anche perché è un libro abbastanza grosso e poi è difficile anche da trovare in italiano, non so neanche se esiste in italiano, ma vabbè, non lo so. A parte questo, visto che molti non lo leggeranno sto libro, qual è la definizione di sovereign individual? Almeno la definizione di Luca Venturini, qual è la definizione di sovereign individual per te? Ci sono degli aspetti che tu consideri più importanti, meno importanti, o che magari hai fatto tuoi e portato nella tua vita? Allora, intanto, giusto per curiosità, sto googlando se sovereign individual c'è in italiano, e in effetti non lo trovo. Non lo trovo. Trovo un articolo che dice: nel 97 due uomini anticiparono Bitcoin di 20 anni. In realtà non anticiparono solo Bitcoin, però ovviamente per fare il titolo suona bene dirlo così. Comunque lo sai che veramente non c'è in italiano? Assurdo. È un libro molto noto, abbastanza noto, che non ci sia in italiano. Ora sono su Amazon.it e non c'è. Comunque, l'individuo sovrano è un concetto che viene dall'uso di internet. Nel 97 hanno dovuto descrivere che cosa sarebbe successo con una iper-internetizzazione della civiltà. E l'hanno descritto abbastanza bene, perché ogni singolo individuo diventa sovrano e prende le proprie decisioni in modo molto più autonomo rispetto a quello che vogliono gli altri individui. Quindi c'è un depotenziamento della democrazia e un potenziamento dell'individuo con le proprie scelte. Io direi che questo è massima sintesi dell'individuo sovrano. Oggi la sovranità su quello che io farò questa sera dipende al 90% da me e forse solo al 10% dallo Stato. Ovviamente io questa sera non potrò andare a girare nudo in spiaggia, perché io vivo alle Bahamas e alle Bahamas la nudità in spiaggia è punita dallo Stato. Quindi lo Stato non vuole le spiagge per nudisti. Quindi ho un 10% di scelta, non sarei comunque andato in giro nudo in spiaggia, però ho un 10% di scelte che vengono sottratte dallo Stato magari, e progressivamente questo sarà un po' meno. In realtà qui alle Bahamas non devo, mi trovo abbastanza in una situazione, come dire, piacevole, in cui lo Stato è molto poco presente. Se penso ad un europeo, le scelte di questa sera, per lui esce dal lavoro e forse, non so, ha il 30% dello spettro delle scelte possibili, perché lo Stato gliene ha catturato il 70%. Se tu vai a Roma e cerchi di comprare alcolici alle 22:15, non li puoi comprare, perché vai lì al supermercato, che il supermercato è aperto, che vende qualunque altra cosa e che ha lo scaffale degli alcolici, arrivi alla cassa e la cassiera ti dice: no, sono le 22:15, non le posso dare la bottiglia per cena. Quindi un romano che cena tardi, perché poi i romani a volte cenano tardi, arriva a casa e la moglie lo sgrida e dice: come non hai preso il vino per cena? E lui deve dire: guarda, scusa, lo Stato si è frapposto tra me e il vino, perché lui non è un alcolizzato, non voleva dare la bottiglia in testa a nessuno, voleva andare a cena e portare il vino alla moglie. Quindi questo è un esempio di come funziona lo Stato, ed è anche un esempio del perché bisognerebbe espatriare,
Ora, espatriare è una parola strana. Allora, aspetta, prima di andare sull'espatrio, perché poi darei consigli per chi vuole espatriare. No, ma il libro parla proprio di questo, Sovereign Individual. A un certo punto c'è un intero capitolo che dice, praticamente tutti espatrieranno verso dovunque, ognuno andrà a cercare le sue scelte presso un luogo altrove, dove le sue scelte vengono rispettate. Ok, quindi... Il concetto di sovereign individual è quello di avere la massima libertà o più che altro capacità di poter decidere per se stessi, ok? Quindi io ti chiedo, dimmi il tuo punto di vista, perché dal mio punto di vista, holdare Bitcoin, usare Bitcoin, non è abbastanza per essere sovereign individual. Certo aiuta, perché Bitcoin non può essere, come si dice, frizzato, non può essere sempre stato lo tieni sul tuo wallet, eh? Non può essere frizzato, non può essere inflazionato, non può essere censurato e così via. Però vedi, questi ultimi 2 anni di pandemia mi hanno dato l'impressione che Bitcoin non sia abbastanza, nel senso che anche tu ti devi mettere di buona volontà e trovare i modi per riuscire ad esercitare la tua libertà individuale al massimo. Perché se eri, ad esempio, uno stato a caso in Italia negli ultimi 2 anni, è molto probabile che ti saresti trovato in situazioni complesse, almeno chi ha bisogno di lavorare, chi non ha migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di Bitcoin, diciamo il cittadino medio, il Bitcoiner medio, che magari è un piccolo risparmiatore, se avesse avuto soltanto Bitcoin, ok, aveva i suoi bei Bitcoin nel wallet, nel cold wallet, sicuri, con tutta la sicurezza di Bitcoin, però si trovava sempre in uno stato che aggredisce il cittadino in maniera intensa. Quindi dal mio punto di vista, holdare Bitcoin non è sufficiente per essere un sovereign individual. Ci sono altri aspetti della propria vita che bisogna curare. E quindi ti chiedo, secondo te, quali sono gli aspetti, diciamo, fondamentali? Perché poi anche un punto di vista, per qualcuno può essere più importante un aspetto piuttosto che un altro, però dal tuo punto di vista, quali sono gli aspetti più importanti per cercare di costruirsi una vita in cui hai maggiore libertà, sulla tua maggiore autonomia e libertà? Sì, Bitcoin è uno strumento, non è altro che uno strumento. E se io tenessi alla libertà dei miei nipoti, la cosa più utile da fare è tenere Bitcoin, investire tutto quello che è in Bitcoin e basta, e non serve fare altro, perché Bitcoin è una mossa strategica. Porterà i miei nipoti a essere più liberi di come siamo noi oggi. Ok, passi. Ma se tu tieni alla tua di vita e non solo a quella dei tuoi nipoti, devi fare anche altro, perché Bitcoin è lento nella visione. Ha una visione della iperbitcoinizzazione che avverrà tra 20-30 anni. Quindi non è domani non succede niente, chiunque può provare, se compra Bitcoin, domani non si trova più libero il giorno dopo. Negli ultimi 2 anni in particolare è successa una cosa molto strana. Noi abbiamo tutti focalizzato su una delle due parti di una transazione. Nel momento in cui io vado al ristorante e voglio, non lo so, una pizza, vado in pizzeria, io voglio pagare la pizzeria col mio tempo, e abbiamo detto che lo Stato mi rubava il mio tempo di ieri perché io l'ho trasformato in soldi, lo Stato me ne rubava il 40-50%, quindi io avevo mezza pizza invece della pizza intera. Ok, passi. Abbiamo tutti focalizzato su questo lato della transazione. Lo Stato ha fatto uno shift incredibile negli ultimi 2 anni e ha detto, sai che c'è, la pizza invece non puoi proprio andarla a prendere, perché io mando i miei scagnozzi a tenere la pizzeria chiusa. Quindi c'è qualcosa di molto diverso da quello che noi ci aspettavamo. Tutti avevamo focalizzato su come utilizzare i nostri soldi, lo Stato ha detto, sai che c'è, i tuoi soldi, bravo, ce l'hai, però ora te li tieni in tasca e non ci fai nulla, perché la pizzeria è chiusa. Oppure si può fare l'esempio con i negozi di giocattoli, voglio comprare un giocattolo a mio figlio, il negozio di giocattoli è chiuso, quindi puoi farci tutti i soldi che vuoi, e ho spostato l'attenzione. Un domani i nostri nipoti, gli stati non potranno fare nulla di simile, perché non avranno le risorse per farlo, perché tutti utilizzeranno Bitcoin e non avranno le risorse per farlo. Cosa fare nel frattempo? Nel frattempo bisogna andare a cercare la propria libertà individuale come si vuole, cercando di avere meno legami possibili col passato e cercando di capire che gli stati sono in concorrenza. È come quando noi passiamo da TIM a Vodafone, dobbiamo poter passare da Roma a Parigi, perché in quel periodo ci piace di più Parigi. Poi dopo Parigi dobbiamo partire dal presupposto che non ci piace più, allora ci spostiamo a New York, o veniamo qui alle Bahamas, o andiamo a Malta.
chiunque può fare le proprie scelte e nel momento in cui il cliente è fluido e si può spostare liberamente da TIM a Vodafone, TIM e Vodafone hanno molta più paura di perdere il cliente, quindi si comportano molto meglio. Se il cliente invece è fisso e non si muove, ovviamente si comportano come vogliono, cercano di estrarre il massimo valore del cliente quando il cliente non si può muovere. Quindi nella stessa cosa devono fare gli stati. Nel momento in cui io mi posso muovere liberamente tra l'Italia e le Bahamas, allora poi non credo che più nessuno voglia più stare in Italia. Oggi non ti puoi proprio muovere liberamente perché ci sono visti di qua, visti di là, passaporti. Nel momento in cui perderanno un po' di importanza passaporti e visti, e qui io non ho una visione precisa, non so come ci si arriverà, ma ovviamente disegnare linee sul globo terracqueo dicendo qui sono io e qui sei tu è una questione assolutamente ridicola, come non so, una sfida a duello è considerata ridicola oggi. Tempo, 100 anni la considerano giustamente una storia ridicola, dire che qui in mezzo al mare c'è una linea e qui comando io, li comandi tu, anche che non ci sarà nessuno che deve comandare. E quindi a quel punto gli esseri umani si muoveranno più rapidamente, la cosa potrebbe essere esponenziale, potrebbe essere molto rapida. Quando le persone inizieranno a muoversi molto rapidamente, io mi ricordo quando è crollato il muro di Berlino, non è crollato subito il muro di Berlino, prima c'era un flusso enorme di persone che dall'est andavano all'ovest con le autostrade, sulle strade, io mi ricordo le foto di tutta la strada piena di macchine in coda perché le macchine stavano andando verso ovest, e poi è anche crollato il muro di Berlino, è stato un momento, boom, domani crolla il muro di Berlino e qualcuno si è messo d'accordo, è stata una pressione di individui che andavano verso uno stato che funzionava meglio. Poi in realtà se uno legge The Sovereign Individual scopre, ti apre un po' un mondo, perché dice guardate, attenzione, che l'Occidente funzionava meglio anche nell'estrarre valori dai propri cittadini. Quindi l'Occidente funzionava meglio, sì, è vero, l'Occidente funzionava meglio, ma l'Occidente è riuscito a creare tanto valore, ma anche ad estrarne tantissimo dai propri cittadini per fare guerre e vincerle. Chi ha vinto la prima, la seconda, la terza guerra mondiale, la terza guerra mondiale intendo la guerra fredda, è una persona, è un'entità che riusciva a estrarre valore dai propri cittadini molto meglio degli altri, quindi un'organizzazione più efficiente nel prendere il tempo dei propri cittadini, facendolo come? Facendolo con la forza, ma anche facendolo con le idee, con l'entusiasmo, con Hollywood, con i film di Hollywood in cui vediamo la bandiera americana, l'inno, le cose di qua e di là, e tutti questi film hanno portato tanti americani ad essere fieri della propria libertà in patria, giustamente, e poi tanti altri a dire che difendono la propria libertà in Yemen, Afghanistan, Pakistan e chissà dove altro, dove ci sono delle persone che diciamo, è molto difficile che riescano a violare la libertà di un tizio che sta in mezzo al Texas, che è molto lontano dal Pakistan. Comunque li hanno convinti di questo paradigma e gli americani su questo qui hanno basato, per carità, la vittoria di queste tre guerre, sulla quale direi che tutti noi abbiamo come dire, galleggiato e ci siamo trovati in una situazione di benessere con la quale non saremmo, insomma, diciamo, alla fine uno può parlare di idee, di ideologie, ma una cosa sicura è che da una parte c'era più benessere che dall'altra, quindi se uno tiene proprio benessere. Ora tutto questo per parlare di storia, nel parlare nel concreto di oggi, uno prende, dice ok, cosa non mi piace dello stato dove vivo? Non so, c'è qualcuno che può essere, non so, dice a me non mi piacciono i gay, allora l'altro dice ok, se non ti piacciono i gay prendi un aereo e vai, non so, in Arabia Saudita dove gli tagliano testa, ok, ognuno fa le sue scelte. Un altro dice invece a me preferisco che i miei soldi restino in tasca mia, e allora vai in posti dove non ci sono tasse, non ci sono tasse sul reddito, come qui, ma noi siamo arrivati qui, ho preso la famiglia, abbiamo fatto un giro, abbiamo detto ok, vogliamo essere coerenti con le nostre idee, andiamo a cercare un posto dove non ci sono tasse, e ne abbiamo trovati tanti, gli italiani li accettano tutti, cioè voglio dire, possiamo, col passaporto italiano si gira molto bene, quindi posso nominare British Virgin Islands, Antigua, Anguilla, Anguilla e Barbuda è l'unico paese, e tantissimi altri non hanno tasse. Ok, aspetta Luca, perché vedo che sei, quando si parla di questi argomenti parti a razzo, quindi diciamo che espatriare per te è un aspetto fondamentale per chiunque abbia intenzione di acquisire più controllo.
tu perché hai scelto le Bahamas? È stato soltanto un aspetto, cioè una questione di tasse, o ci sono anche altri aspetti che hai valutato? Perché sono quasi sicuro, non ne sono certo, ma sono quasi sicuro che le Bahamas non sono il primo paese in cui hai vissuto. Probabilmente hai vissuto altrove e poi hai imparato che ci sono delle cose che ti piacciono. Di solito funziona così, uno capisce che ci sono delle cose che gli piacciono e poi si sceglie lo stato che gli piace di più. Quindi per te, cioè, perché tu hai scelto le Bahamas? Sì, io sono stato nel 2012, sono andato via dall'Italia e sono andato in California. Io sono ingegnere elettronico, per me la California era la Mecca. Sono andato in California, dove sono stato 5 anni, e da bitcoiner non sono rimasto molto ben colpito dalla California. Diciamo, quello che sta succedendo è che il movimento dei bitcoiners, dei libertari, sì, ha alcune radici nelle idee dei californiani, però la California progressivamente sta andando in qualche altra direzione, tant'è che anche in America, Austin in Texas sta diventando molto più importante della Silicon Valley, molto più importante, insomma, diciamo, molto si sta spostando dalla Silicon Valley a Austin. Intendi nel mondo comunque, Bitcoin? No, io parlo di IT in generale, di informatica, okay, in generale. Bitcoin in America, no, non ci siamo molto. Mi aspettavo qualcosa di diverso, mi aspettavo idee libertarie molto più radicate. Invece sì, è vero, sono lì sotto traccia, però poi alla fine gli Stati Uniti sono uno Stato molto efficiente. Quando uno Stato è molto efficiente, è anche efficiente nel imporre quello che vuole quel giorno. Quindi vai in America e il vicino, questo, quell'altro, dice it's the law. Quando tu gli dici qualunque cosa, questa frase, it's the law, cioè lo dice la legge. Lo dice la legge, per loro è il Vangelo. E si perdono un po', perché insomma, mi ricordo un mio amico, stavamo nel suo backyard, cioè nel giardino che aveva dietro casa, e la figlia aveva, non so, 19, 20 anni, una cosa simile, e lui diceva, a tavola, diceva no, prenditi il vino da sola, non te lo posso versare io, perché se mi vede un vicino chiama la polizia e succede un casino. Cioè lui non poteva versare il vino a sua figlia, che aveva un'età che in Italia può bere vino, perché, e la figlia lo poteva invece prendere dal tavolo, perché se lui lo versava stava facendo un reato, se invece la figlia lo prendeva dal tavolo è un reato minore, ma non credo che sia proprio un reato. Cioè se il minore, perché lì meno di 21 anni, beve vino non è un problema, se qualcuno maggiorenne glielo versa è un grandissimo problema. Beh, quando ho visto queste scene ho detto aspetta un attimo, insomma, non mi sembra che ci sia quel tessuto sociale che permette di occuparsi di Bitcoin e di cercare di farla da qua la rivoluzione. Non siamo nel posto giusto, probabilmente. E da lì sei andato? Da lì sì, mi sono spostato. A quel punto ho deciso, vabbè, allora tanto vale, fatto 30, facciamo 31, andiamo in un posto dove le tasse sono proprio zero, dove le persone ragionano un po' più in modo libero. Non so se l'ho trovato, penso di sì. Comunque ho girato un bel po', perché sono andato appunto a British Virgin Islands, Antigua, Anguilla, ho girato un po' di questi posti caraibici, molto belli, ma alcuni veramente poco sviluppati, e alla fine ho trovato nelle Bahamas il posto dei Caraibi, anche se non sono tecnicamente sul Mar dei Caraibi, però dei Caraibi il posto più sviluppato, cioè il posto dove c'è un po' tutto, il supermercato è fornito un po' di tutto, arrivano i prodotti italiani, e ci sono ristoranti, alberghi, bancomat, tutto quello che tu puoi pensare, anche le cose più sceme. Ad Antigua c'erano due bancomat su tutta l'isola, a un certo punto avevamo bisogno di contanti perché all'hotel non funzionava la macchinetta, se andai al bancomat uno dei due non funzionava, se andai dall'altra parte dell'isola, cioè un'intera nazione aveva un solo bancomat funzionante. Ora a me del Demero Fiat magari non me ne importa nulla, ma l'albergatore sì, quello voleva i miei soldi, se no non so, non mi lasciava andare via. Certo. E quindi visto questo abbiamo detto no, allora proviamo un altro. Questo giro di provare lo consiglio di fare a tutti, chiunque dovrebbe sentirsi libero e dire ok, ora faccio un viaggio, raccogliete un po' di risparmi, fate un viaggio di 2-3 mesi in cui però entrate nei vari paesi, non andate a fare le foto al Colosseo o a chissà cosa, ma entrate nei vari paesi e dite ok, io voglio viverci qui, quindi andate al supermercato, andate magari nei posti più poveri della città e anche in quelli più ricchi per capire esattamente dove vi troverete, non come fanno i vari turisti, che poi alla fine vanno in un posto più ricco, i turisti a Los Angeles vanno a vedere Beverly Hills, ovviamente, ognuno va dove vuole, insomma, a vedere i posti dove fare la bella foto, ma invece c'è una forma di turismo che se uno pensa di espatriare deve fare e deve andare lì e cercare di capire qui ci vorrei vivere. Poi
15 giorni, certo. 20 giorni, uno dice no, non funziona e cambia posto, finché non si certo. stanca, dopo 2-3 mesi vi stancate e a quel punto avete trovato dove continuare a vivere. L'idea fondamentale è questa: nel momento in cui noi siamo fluidi, andiamo dovunque, allora gli stati iniziano a temerla questa cosa. Nel momento in cui tu, utente, non sei affezionato a Vodafone, affezionato a TIM, affezionato a questo e quest'altro, la compagnia telefonica ti teme nel senso buono, ti dà un servizio buonissimo perché ti vuole tenere, perché sa che te ne puoi andare. Però temendo che uno scappa da una parte all'altra, magari si potrebbero inventare, che ne so, dei pass strani per viaggiare, oltre sai al passaporto, sì, sì. che ne so, adesso ci vuole un documento. Gli stati, non succede. No, magari non succede, ma gli stati cercano di fare questo, come le compagnie telefoniche cercano di bloccarti il numero, ti ricordi la portabilità del numero? Queste cose qui. E gli stati cercano di fare questo, si inventano pezzi di carta con la tua foto, e dove sei nato, e che anni, quanti anni hai, come quindi, diciamo anche bisogna anche muoversi per tempo, perché se poi uno si sveglia quando è troppo tardi, finisce che non può farlo o lo farà con molte difficoltà, quindi uno non deve deciderlo all'ultimo, come dice, senti parlare di Bitcoin, lo senti parlare dal 2010, non l'hai mai comprato, ovviamente questi non sono consigli finanziari, però poi magari uno si sveglia nel 2027, Bitcoin sarà magari più alto di dove è ora e dice, ah, però vedi, avrei potuto farlo prima, e grazie. Quindi diciamo che ci vuole anche un po' di iniziativa. Adesso per chiudere la stessa cosa, sì. Bisogna un attimino prendere l'iniziativa e poi sai, può andarti bene, può andarti male, però devi, sicuramente sono esperienze che ti servono. Adesso per chiudere, perché siamo già a un'ora di conversazione, per chiudere ti faccio una domanda di rito che farò a tutte le persone che parteciperanno a questa intervista. Quindi domanda di rito, Luca Venturini, qual è per te quel singolo aspetto di Bitcoin che ti affascina di più? Quella proprietà, quell'aspetto, quella caratteristica di Bitcoin che per te è la più interessante o importante? Inconfiscabilità. Quella è la più importante di tutti, non è confiscabile. Quindi il mio tempo, perché Bitcoin, il denaro è una rappresentazione del mio tempo che ho utilizzato per lavorare e ottenere quel denaro, il mio tempo è mio e ritorna ad essere mio dopo tanto, perché col gold standard era un pochino più mio, e quindi sì, inconfiscabilità secondo me è il cuore di Bitcoin, è la cosa chiave. Questo è un aspetto molto importante soprattutto per un libertario e per un cyberpunk e per uno che ama espatriare, perché prova a passare il confine con 100 kg di oro, esatto. Fai fatica. Però, esatto. Sì, ma sì, probabilmente fai fatica anche con un chilo. Con un chilo, sì, vabbè, la perdi, sì, però sai. Perché mi dai il metal detector, inizia a suonare, succede un macello. Se prendi anche un chilo d'oro puoi passare da una parte all'altra di un confine oggi, sì. Va bene. Luca, allora, chi ti vuole cercare per chiederti delle domande, per farti delle domande? Cioè, dove ti si può trovare? Io sono Luca Iepa, Iepa si scrive Y-E-P-A. Io sono Luca Iepa su tutti i social possibili e immaginabili. Quindi mi si trova lì Facebook, Instagram, Telegram, tutto quello che volete. E ovviamente magari va detto, ma insomma rispondo a tutti e accetto domande da tutti e via dicendo. Scusi gli scammer russi che scrivono in russo e comprano non so questo e quell'altro. E per il resto sì, diciamo che aver guadagnato tutto questo tempo che in Europa non avete mi permette di utilizzare tutto questo tempo poi anche per chiacchierare con le persone, quindi sembro più disponibile degli altri, ma se a voi vi restituissero, a voi europei, diciamo, facendone un calderone, vi restituissero quel 40% di tempo che vi stanno rubando, pure voi sareste tutti molto più disponibili. Scusami se ti accomuno. Vabbè, ma sono anche in Europa, quindi sì. Tra l'altro aggiungo che tu hai anche una chat su Telegram, Bahamas Informazioni Pratiche, che poi in realtà si chiama Bahamas Informazioni Pratiche, però si parla in generale talvolta di espatrio, quindi anche chi vuole, sai, trovarsi con persone che la pensano in quel modo, lì trova qualcuno che la pensa così, chat, che magari già espatriato. Dal fatto che sì, tutti mi chiedevano domande sulle Bahamas, alla fine ho cominciato a rispondere in modo collettivo, perché vedevo che le domande erano sempre le stesse, e quindi ho detto, guarda, facciamo un gruppo, e poi alla fine sul gruppo si parla di espatrio in generale.
Va bene. Luca, allora che dire, ti ringrazio per la chiacchierata e per la disponibilità. Magari ci risentiremo in futuro. Molto volentieri, molto molto volentieri, grazie. Va bene, allora ti saluto e buona giornata, visto che lì sono le 9, le 10, quindi te Sì, ancora hai tutta la qui giornata sono le 10 davanti. mattina, sì. A Va bene, grazie Luca e alla presto. prossima. Ciao. Ciao, ciao.